Nella terza guerra civile assistiamo allo scontro tra due figure di rilievo nella scena politica per ragioni diverse. Da una parte Marco Antonio, luogotenente di Cesare in Gallia e console nel 44 a.C., che si considerava il legittimo erede politico del dittatore. Dall'altra il giovane nipote di Cesare, nonché figlio adottivo, Ottaviano, di appena 19 anni, che il prozio aveva designato come suo legittimo erede. In un primo tempo, Ottaviano, consapevole di non avere ancora lo stesso peso politico e la stessa forza militare del rivale, evitò lo scontro diretto, preferendo giungere all'accordo. Nel 43 a.C. l'accordo assunse la forma di una magistratura straordinaria, il secondo triumvirato, che includeva Marco Emilio Lepido, sostenitore di Cesare e garante dell'accordo. Lo scopo era quello di riformare lo Stato e promuovere una nuova Costituzione. In realtà il pilastro del patto era costituito dalla vendetta nei confronti degli uccisori di Cesare e dell'ala conservatrice del Senato. Contro i primi, Antonio e Ottaviano condussero una campagna militare che si concluse con la sconfitta di Bruto e Cassio a Filippi nel 42 a.C. Contro i nemici di Cesare, essi procedettero alle liste di proscrizione, eliminando gran parte dell'ala conservatrice del Senato. Conclusa la campagna.